Beh, qui bisognerebbe accelerare da parte dello Stato e della Regione, perché le quote di loro competenza non vengono diciamo assegnate in tempi utili. Questo ovviamente crea un grande problema di organizzazione dei servizi essenziali, anche perché arrivano gli anni successivi addirittura a quelli di competenza, per cui ovviamente il Comune di Vallo della Lucania soffre e deve più delle volte anticipare con somme del bilancio comunale, quindi è una situazione questa abbastanza grave. Beh, secondo me bisogna in qualche modo riorganizzare sul territorio questa struttura, questo sicuramente, perché i risultati non sono sempre ottimali, non sono sempre quelli sperati da tutta la cittadinanza dei vari comuni che fanno parte di questo comprensorio, però bisogna tutti insieme, i sindaci penso che devono un po' alzare la voce con la regione e con lo Stato per far sì che si possano avere dei bilanci preventivi, perché si fanno dei bilanci preventivi senza sapere quelle che sono le risorse che poi saranno assegnate. Questo è un problema gravissimo, quando è grave anche quello dal punto di vista organizzativo, e si fanno dei miracoli per poter portare avanti le cose. È difficile già per un comune, pensate 37 comuni insieme. Ci sono servizi a rischio secondo lei? Ma io spero proprio di no. Noi dobbiamo stringere i denti, bisogna fare in modo che vengano incrementati e vengano aumentati i servizi, magari in certe occasioni dove lo Stato non è presente, dobbiamo fare in modo che i comuni aumentino se possibile e dove è possibile, con tutte le difficoltà finanziarie, ma mettere più somme su quelli che sono i servizi sociali. Il Comune di Escea, oltre al piano sociale di zona, per incrementare i servizi mette anche delle somme dal proprio bilancio, quindi siamo sensibili a quelle che possono essere le problematiche che riguardano la società, che riguardano le fasce sociali più deboli. Ma la mia posizione prima di tutto è quella di salvaguardare l'unitarietà del piano di zona al di là dell'assetto istituzionale che dovrà diciamo essere posto in essere, dovrebbe essere posto in essere a breve. E discorso importante è quello di riprendere la presenza degli operatori sociali, perché sono di grande importanza. Noi abbiamo avuto una necessità in questi mesi a Domignano e c'è stata, per fortuna, grazie a Dio, anche la presenza nonostante questa sospensione. Credo che la prima cosa vada risolta. Al momento i servizi non ci sono. Attualmente i servizi non ci sono. Le difficoltà dei comuni naturalmente hanno comportato anche la grande difficoltà del piano di zona e soprattutto del Comune di Vallo, perché è stato costretto ad anticipare delle somme per mancanza di erogazione anche da parte dei comuni, però credo che bisogna comunque dare un assetto definitivo a questo piano di zona e non tornare sempre avanti e indietro. Piano di zona, azienda consortile, associazione ex articolo 30, questo diciamo secondo me è importante prendere una decisione, e al di là di questo credo che vada riorganizzato un po'. Lei è per una riorganizzazione? Una riorganizzazione, chiaramente con i minori costi possibili.